per Monfardini. Quindi riusciva a imprimere più effetto. E proprio Tan Willing. In campo la squadra di pallamano, campione d'Italia più volte, quest'anno superata in finale l'avversaria. Allora, soprattutto la cosa principale. Devono sapersi gestire da sole. Grande attacco. Lo spin di Tan è riuscita veramente a chiudere benissimo il punto. Visibilmente dimagrita, asciugatasi nel corso di. Fa il diritto, lei fa i punti col diritto. Spingono entrambe molto bene. C'è il 2-1, bellissimo scambio questo fra le due giocatrici. E qui. E Niagol Stoyanov. Ancora uno. D'estate si fa molta fatica e questi scambi lunghi. Sembra un muro, gliele schiaccia, gliele sia diritto di rovescio, prende sì. Tutto. E ancora. Sicuramente non è che non è determinata, perché per carità, però quel pizzico in più è. Beh. Sì, infatti. Come un tergicristallo. Non si gira, fa un altro palleggio e perde quel l'attimo di vantaggio. Va. Difficile. Ancora una volta Willing. Date sì, qui il gioco femminile è un po' state ravvicinate, cosa che sicuramente non sarà la finale dopo dei Willing. La parte del tavolo che è a favore della Stefanova, il diritto. È corto, però come si è visto anche nella finale della squadra, spesso le esce. Terzo set con per Willing. E adesso edizione. Come set rispetto ai due precedenti. Stanno pensando più ad annullarsi che a point per Tan Willing Monfardini, che ha dunque l'opportunità di riportarsi sotto nel conto dei set. Attendista adesso la piccola cinese. Taggi e servizio per Willing. Grande bello scambio fra. Per studiare nuove soluzioni. Sì. Molto l'avambraccio, quindi dà molta accelerazione e riesce quindi contemporaneamente a imprimere sia effetto che velocità. Ribaltato il punteggio. Adesso ha provato un punto 5. Quando la Tana colpiva di rovescio. Invece adesso ha sì questa puntinata, ma è quasi come. Gioco dell'intero incontro. Sì. E adesso. Sicuramente favorito la Tana. E Nicoletta è stata. Ha avuto i riflessi molto pronti, era vicina. Riprende comunque 4 set tirati fino all'ultimo. Sì, perché anche i primi due set, i primi set gli palleggiava sempre molto sul rovescio. Adesso invece la tiene
nostro sport, se la perdi per un attimo, non è sempre detto che riesci a recuperarla. Quindi è giusto. Si perde quell'inerzia Bravo. sulla quale si è condotto il gioco. Perdita del titolo. Sono stati comunque tutti punti giocati. Gli sguardi comunque denotano una concentrazione maggiore da parte di. Attacca adesso. È rimasta sorpresa Nicoletta. Welling nel interpretarlo. Mamma. Point per Stefanova. Che c'è riuscita. L'errore al primo match point. Nicoletta trova il punto della vittoria. 14-12, 3-2 per Nicoletta Stefanova, che dunque torna sul podio di questa specialità, sul primo gradino